C'è bisogno di nuovo di parlare di AstraZeneca, perché con l'EMA, che ha di nuovo sollevato dubbi riguardo alla possibilità di una connessione fra rari eventi trombotici e il vaccino di AstraZeneca, si è di nuovo alzato un polverone. Però io non voglio davvero parlare di AstraZeneca, io voglio parlare di come noi e la nostra mente percepiamo il rischio e come prendiamo certe decisioni. Allora, prima di entrare nel discorso, voglio proporvi un dilemma. Vi hanno offerto un nuovo lavoro a 50 km da dove abitate. Siccome voi siete paranoici, come il sottoscritto, volete avere informazioni riguardo a quale stile di vita sia meno rischioso. In pratica vi state chiedendo se vi convenga fare i pendolari oppure trasferirvi abbastanza vicini al posto di lavoro in modo da poter andare a piedi non dovendo prendere la macchina. Facendo una rapida ricerca su internet trovate che la probabilità di morire in un incidente stradale è di 1 su 500, mentre invece quella di morire durante un trasloco è di 1 su 600.000. Inoltre considerate anche il fatto che nel caso decidiate di fare i pendolari dovrete prendere la macchina tutti i giorni per recarvi al lavoro e fare due spostamenti al giorno, il che vuol dire sottoporsi al rischio di 1 su 500 di morire in un incidente stradale ogni giorno per due volte al giorno. Nel caso del trasloco invece vi sottoponete una volta al rischio di 1 su 600.000, che quindi è molto più basso di 1 su 500, una volta e basta. Dopodiché non dovete più preoccuparvi di questo rischio, anche perché poi siete abbastanza vicini ad andare a piedi al lavoro e quindi avete eliminato anche il rischio di morire in un incidente stradale. Chiaramente la macchina ogni tanto dovrete continuare a prenderla, ma non così spesso. Benissimo, voi cosa scegliereste in questa situazione? Suppongo che come me scegliereste di fare il trasloco, di sottoporvi ad un rischio basso una volta e non dovervene preoccupare più. Sembra chiaramente una situazione vincente. In effetti lo è, ma io non sono stato completamente onesto con voi. Infatti, i dati che vi ho riportato non riguardano le morti per incidenti stradali né quelle per i traslochi, ma sono bensì le probabilità di morire di Covid o in seguito al vaccino di AstraZeneca. In effetti sono i dati di mortalità relativi all'anno scorso, circa un italiano su 500 è morto di Covid, mentre col vaccino di AstraZeneca, qualora fosse stabilito il nesso fra questi eventi trombotici e la vaccinazione, si parla di un caso su 600.000, qualora fosse stabilito il nesso, perché al momento in cui registro questo video, questo nesso ancora non è stabilito. Ma facciamo di sì, assumiamo che sia effettivamente colpa della vaccinazione. Si tratta comunque di un rischio infinitamente inferiore a quello di morire di Covid. Inoltre, come nell'esempio che vi ho appena fatto, si tratta di sottoporsi una volta a questo rischio più basso e non doverci pensare più, nemmeno a quello di prendere il Covid. Chiaramente potrete ammalarvi di altre malattie, potreste avere altri problemi di salute, come tutti quanti, ma il Covid non sarà uno di quelli. Ecco, ci tenevo a fare questa riflessione proprio per sottolineare quanto in effetti la nostra mente gestisca male il rischio. E uno di questi problemi nasce dall'abitudine. Noi siamo abituati ad andare in macchina e una parte di noi sa che è rischioso andare in macchina, però lo facciamo di continuo. Nel caso degli incidenti stradali, la probabilità di morirne è di 1 su 8.000 circa, che comunque non è bassissima e sappiamo esistere e sappiamo purtroppo di un sacco di casi di gente che muore in incidenti stradali. Eppure è un rischio a cui ci sottoponiamo praticamente quotidianamente. Quindi in quel caso è un rischio che tendiamo a sottostimare, ma pesantemente. In altri casi invece tendiamo a esagerarli. Uno dei motivi dietro a questa sovrastima è l'eccezionalità dell'evento. Forse anche in parte perché, per esempio, come nella vaccinazione, tutti gli organi, tutti i medici, tutti gli scienziati tendono sempre a sottolineare quanto siano sicuri. E allora, se sono così sicuri, com'è possibile che qualcuno sia morto per colpa del vaccino? Chiaramente questo è un problema relativo a tutti i farmaci e ci sono farmaci di cui facciamo uso abituale che hanno dei rischi più gravi e ben più frequenti. Però appunto siamo abituati a prendere gli antidolorifici. Un'altra buona fetta di responsabilità poi va chiaramente alla comunicazione che viene fatta intorno a questo vaccino, che definire pessima è un eufemismo. E non mi riferisco solo ai giornalisti, ma anche al reparto comunicazione di AstraZeneca stessa, che o rimane zitta oppure rilascia delle dichiarazioni abbastanza tiepide da sembrare apologetiche, quindi non particolarmente rassicuranti per un cittadino che la va a leggere per avere delle risposte. Va inoltre sottolineato che questi casi di trombosi sembrano essere comunque correlati ad una condizione clinica
clinica che riguarda la coagulazione del sangue preesistente. Questo vuol dire che se non siete affetti da quella condizione non avete nessun problema, e se ne siete affetti e viene dimostrato il nesso tra la vaccinazione e questi eventi trombotici, potete stare più sicuri, perché a quel punto potranno consigliarvi o sconsigliarvi il vaccino oppure intervenire in altro modo. Perché sembra che questi eventi siano comunque molto simili ad un'altra patologia conosciuta e che quindi sia facilmente trattabile con altri interventi farmacologici. In definitiva, questi sono i dati. Il rischio di morire di Covid in Italia è di circa 1 su 500, vuol dire che ogni 500 abitanti uno muore di Covid. Quello di morire col vaccino di AstraZeneca è di 1 su 600.000. E comunque, qualora che sia dimostrato il nesso e non sia possibile intervenire in altro modo, come invece sembra essere. Quindi, rischio che tenderà a scendere qualora queste informazioni venissero confermate. Scusate, faccio un'aggiunta in post commentario rapidissima, perché un mio amico me l'ha chiesto e mi è sembrato un'idea molto carina, per cui ve la voglio già introdurre alla fine di questo video. Sto pensando fondamentalmente di cominciare a fare delle live, probabilmente settimanali o bisettimanali, comunque sia, in cui poter discutere dei temi e anche fare una chiacchierata. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Questo era tutto, vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividetelo con i vostri contatti e noi ci vediamo alla prossima polemica.